friends dal vostro Super Corris. E vai, ce l'abbiamo fatta, maglione. È arrivato il nostro primo PC. Beh, raga, questa è una svolta per il canale abbastanza importante, anzi, direi fondamentale, perché da oggi possiamo attingere a tante nuove attività che fino a ieri c'erano precluse praticamente, quindi giocare in maniera diversa, editare in maniera diversa, fare live in maniera diversa. Capirete quanto è importante questo acquisto per il canale. Allora, ringrazio tutta la community, chi ha donato, chi ha guardato i video, che comunque mi ha permesso di fare questo acquisto, perché tutti insieme siamo riusciti effettivamente ad arrivare a questo grande risultato, avere un PC. Era un sogno, 4 anni fa, potevo solo immaginarlo, e adesso invece è diventata realtà. Ringraziamo Stefano, che non appare, sta facendo il cameraman, che comunque ce l'ha realizzato. E comunque, ragazzi, sono molto soddisfatto. Non l'ho visto, adesso lo unboxiamo insieme per capire un po' com'è fatto. Sapete che sono sempre emozionato quando compro le console e cose varie, perché è una cosa, è una novità pure per me. Quindi speriamo anche di metterla a punto subito, che sia io in grado di giocarci, perché sennò capite che non riusciamo a fare neanche una live. Come al solito vi invito, se volete, iscrivervi al canale, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, c'è la raccolta fondi per la beneficenza, se volete, link in descrizione, c'è l'aiuto e sostegno al canale. Anche grazie a questo aiuto e sostegno al canale siamo riusciti a prendere il PC. Allora dai, unboxiamo ragazzi, andiamo ad aprire un po' la confezione qua. I nostri amici hanno sapientemente impacchettato. Il problema è che non posso prendere una fake di chi su cazzo di PC. Allora, scusate, ti conviene. Giriamo, va! Andiamo a vedere se lo riusciamo a cacciare. Guarda che sta nascendo. Eccolo qua, ragazzi. Oh, ok. Ma devo bastare. No. Sì, per sotto. Sì. Già abbiamo smontato tutto, ragazzi. E per ventoline sotto. Guarda quando è delicato. Non è che va tanto d'accordo con me la roba delicata, comunque. Oh, eccolo qua, ragazzi. Mamma mia. Cazzo di figata. Posso dire che è molto bello e vederlo sempre su altri canali YouTube, il PC mi ha sempre dato un po' di dispiacere, di nostalgia, di non poter avere un PC tutto mio. Ora vederlo così, ragazzi, dico la verità, è proprio bello, cazzo. Sono soddisfatto, bianco come lo volevo io. I componenti sono bellissimi da vedere, o speriamo pure che funzionino, perché quella è la cosa più importante. L'ha presa, l'ha fatta. Mi è piaciuto. Ah, tu mi dici che cambio già. Per vedere i colori. No, mo l'attacco sopra, ragazzi. Mo facciamo la prima ripresa, lo faccio vedere pure qua frontalmente, è bello, cioè. A livello estetico secondo me è molto accattivante quel PC. Pure sopra, faccio vedere. Ci stanno le prese. Beh, ragazzi, è l'orgoglio, credo, di tutti quanti quelli che seguono il mio canale. E mi hanno visto partire da una modestissima PlayStation 4 Slim e arrivare velocemente in pochi anni a comprare PS5, Series S, PC, quindi questa è sicuramente un'evoluzione. Ecco, qua sono pure la telefono, va bene. Ragazzi, mo proviamo subito a installare alcuni giochi. Come ha detto Stefano, giustamente, io non l'avevo valutata questa cosa. Già abbiamo tutti i giochi del Game Pass, quindi Assetto Corsa competizione non lo dobbiamo ricomprare. Assetto Corsa non lo dobbiamo ricomprare, quindi possiamo già puntare a prendere giochi diversi e provare a fare dei test che faremo già da domani. Ora vediamo un po' quando lo accendiamo di mettere a punto una live serale magari di Euro Truck Simulator per vedere un po' come va. E per il resto Stefano mi ha detto che adesso mi dirà tutti i dettagli del PC, di cosa è composto, quindi faremo la prima accensione insieme e vi dirò tutte le componenti interne del PC, componenti che vi ricordo sono state scelte anche per un consumo non elevato di energia, per sfruttare e massimizzare quello che è il PC. Poi chiaramente nei prossimi anni, ragazzi, ciò non toglie che arriverà magari una scheda video migliore, cioè l'upgraderemo il PC, perché giustamente è una piattaforma di partenza questa. Poi giustamente tutto si può incrementare e migliorare, però intanto partiamo.
da una console, secondo me, come la PlayStation 5 o un PC, ci stanno belle differenze e poi lo vedremo. Quindi, questo è l'unboxing, finalmente è arrivato il nostro PC, adesso faremo il video della prima accensione. Eccoci qua amici miei, siamo pronti per la prima accensione del nuovo PC. Non l'ho acceso, sono curioso come voi di vedere l'estetica generale, quindi questa è un'accensione dove vedremo se funziona innanzitutto. Qual è l'estetica generale del prodotto, che mi sembra veramente accattivante per quanto mi riguarda, io lo volevo così e così è arrivato, quindi ci dovrebbero essere diverse luci, diverse illuminazioni a LED, tali da rendere l'estetica del prodotto molto accattivante, quindi proviamo, vediamo un po' se è bello da vedere. Io qua ci ho preparato telecamere e tutto quant'altro per cercare poi, se parte, di iniziare subito a provare video e schemi da utilizzare in video e live. Andiamo? Caspita raga, che spettacolo! È uno spettacolo veramente incredibile da vedere. Guardate quanto è bello. L'illuminazione generale, raffreddamento, cioè tutto quello che c'è all'interno è stupendo, ragazzi, veramente molto bello. Ci ho messo già il mio adesivo qua per riconoscerci. Ci ho messo già l'attacco per poter collegare la tastiera wireless, che è bella, il mouse wireless, che è bello. Beh ragazzi, tanta roba. Ora adesso proverò a fare qualche gioco, scaricare dei titoli, vedere un po' come va. Ma devo dire che già così, ragazzi, l'estetica è tanta roba, sono eccitatissimo. Partiamo, dai! Allora ragazzi, con il nostro bel PC qua sullo sfondo ho deciso di dirvi solo tre componenti del suddetto PC. Chiaramente chi è esperto guardandolo già ha potuto capire quali sono alcune altre componenti, per due motivi. Ora Stefano, il venditore, mi ha fatto una descrizione dettagliata, mi ha detto: "Corra, se vuoi dire tutti i componenti e perché li abbiamo messi, perché qua abbiamo cercato di fare anche un PC economico dal punto di vista dei consumi, dato che già pago tantissimo di luce, se avessi preso un PC con tutte le cose maggiorate saremmo andati anche su con i consumi e io non volevo fare una cosa del genere". Quindi lui mi ha detto: "Abbiamo trovato dei compromessi anche come l'alimentatore e cose varie", quindi non ve le dirò tutte le componenti perché lui mi ha detto: "Non mi fare pubblicità, tanto in questo momento non ce la faccio a fare troppi PC perché già siamo saturi di lavoro". Io non c'ho voglia, perché dopo già so che se dico tutte le componenti e quello non va bene e quello non mi piace e quello è scarso e quello così. Ragazzi, è una base. L'anno prossimo, se c'ho voglia, lo sconvolgo il PC. Cambio tutto, cambio la scheda video, cambio l'alimentatore, posso cambiare qualsiasi cosa. Quindi questa è una base di partenza per chi non ha mai avuto un PC. Vi faccio vedere semplicemente. Processore Ryzen 5000 e dove sta scritto 600X. Questo qua, anche per i consumi, l'abbiamo preso. Questo è il processore, vi faccio vedere la scheda principale, è questa qua, l'MSI B550 Gaming, cavoli vari, io non me ne intendo, comunque questa qua. E faccio vedere la scheda video per giocare, che è la 4060 RTX, che comunque ha la possibilità di utilizzare il DLSS 3.5, quindi tante funzioni che queste schede possono permettere. Quindi lato gaming si gioca tranquilli, per ora in 1080, appena arriva il monitor possiamo passare al 1440, questo è l'obiettivo. Niente di sconvolgente, niente PC iperpotenti, non era quello l'obiettivo attuale. Ora vi faccio vedere i giochi che ho installato e che proveremo nei prossimi giorni. Eccoci qui ragazzuoli, allora ecco i giochi che abbiamo scaricato: Assetto Corsa, iRacing, Euro Truck Simulator, Formula 1 23, quello del Game Pass, Le Mans Ultimate, Assetto Corsa il primo, c'è competizione, Automobilista, Automobilista 2. Ecco qua i giochi che quindi porterò sul mio PC. E chiaramente ragazzi capite che è tanta roba. Quindi ragazzi ci siamo, inizia una nuova avventura, un'avventura dove noi dobbiamo partire con tanta umiltà perché effettivamente non abbiamo esperienza e minimamente la cognizione di come si utilizza il PC. Datemi il giusto tempo di metterci le mani sopra, di capire come fare i video, già l'ho capito, siamo stati comunque ore e ore a capire
come sviluppare il tutto. Le live sono ancora un po' più complicate, quindi non è facile adesso partire subito in live. Ho scaricato questi giochi che avete visto, quindi Assetto Corsa Competizione, Automobilista 1 e 2, iRacing, Le Mans Ultimate, Euro Truck Simulator. Non ho speso praticamente, avrò speso una sessantina di euro per scaricare tutti questi giochi, quindi una cifra comunque esigua. Con 60 euro su console ci compro un gioco solo, quindi ho preso tutti questi titoli. Chiaramente iRacing ho fatto l'abbonamento per 3 mesi, così lo proviamo, se ci piace come ci si gioca online lo rinnoviamo poi fra 3 mesi. Ma tutti i giochi tipo Assetto Corsa 4 euro, Competizione 6 euro, Euro Truck 6 euro, Automobilista 6 euro, cioè questo è il prezzo. L'unico che è costato un po' di più è Le Mans Ultimate, che è costato 29,99, ma va bene. È un gioco uscito appena da poco tempo. Quindi adesso li proveremo tutti quanti in questi giorni. Se riesco a mettere a punto anche per andare in live, faremo anche le live. Quindi state tranquilli che arriverà tutto. Abbiate pazienza perché non sono assolutamente pratico di queste situazioni. Comunque questo video volante proprio per farvi vedere più o meno il nostro PC. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nei prossimi video del vostro Supercore. Ciao, voglio.